questo particolare momento storico che stiamo attraversando, le scuole edili e il settore costruzioni non si sono fermati, anzi cercano di lavorare proprio nell'ottica di una ripartenza totale che dovrà vederci preparati a riprendere in mano vita e attività produttive in completa sicurezza anche dal virus. Oggi si parla e si fa smart working, ma in questa nostra puntata speciale chiariamo come un settore fatto di lavoro manuale e attività in cantiere possa adattarsi a questa nuova realtà. Si parla giustamente di smart working, io non vorrei dimenticare i milioni di lavoratori in cassa integrazione per lavoro manuale che non è remotizzabile. Un cantiere da casa non si costruisce stando lì dove il manufatto va costruito o va mantenuto da questo punto di vista. Alcuni cantieri, aggiungo io, per fortuna non si sono fermati, perché soprattutto quelle delle manutenzioni stradali, delle manutenzioni ferroviarie, dell'edilizia sanitaria o penitenziaria non si sono fermate. E io vorrei ricordare che ci sono in questo momento circa 30.000 operai edili che svolgono queste funzioni, e il problema vero è stata la fermata totale praticamente dell'edilizia privata, in parte anche per questioni di buon senso, ovviamente, nel senso che la salute viene prima di tutto, e purtroppo c'è un problema non solo del nostro settore ma in generale dei settori produttivi nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale. Io penso che noi dobbiamo approfittare di questo mese per pensare come cambierà l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione del cantiere, cioè dovendo noi convivere con nuovi rischi sanitari, abbiamo bisogno di pensare già oggi la turnistica, gli orari di lavoro, i carichi di lavoro, le professionalità, l'accesso dei fornitori, l'organizzazione delle mense, degli spogliatoi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale per il cantiere, ma pensiamo alle macchine lì dove c'è la produzione, dalle fornaci alle cementerie, al ciclo continuo del coke, eccetera. Utilizzare questo mese, io la dico così, per costruire più relazione sindacale, più contrattazione, che affronti il tema non solo del metro di distanza e delle mascherine quando ripartiremo, ma proprio il fatto che va ripensata l'organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro, i carichi individuali. E quindi magari, io la direi con una battuta, come costruiamo una grande stagione di contrattazione, lavoratori, imprese e expertise, perché ci servono degli scienziati nell'organizzazione del lavoro, ci servono delle competenze professionali per fare in modo che da domani la ripartenza sia una ripartenza in sicurezza. Chiediamo al governo di intervenire per la situazione di crisi che si accumula alla crisi precedente, insomma, del decennio passato, per risollevare il settore da questa crisi bisognerebbe intervenire intanto le infrastrutture. Non pensiamo a grandi infrastrutture, ci riferiamo nel nostro caso specifico, diciamo, a piccole infrastrutture, quelle che determinano un po', diciamo, l'economia del territorio. Per esempio, in questo momento le strade sono vuote, perché non rilanciare un piano di risanamento delle strade del nostro paese? È l'occasione adatta, così come per la cosiddetta edilizia strategica, scuole, case, ospedali. Le scuole adesso sono chiuse, quale momento migliore per non intervenire e rimettere in sicurezza e in riqualificazione energetica tutte le scuole del nostro paese, che sono in uno stato, insomma, di abbandono che tutti ormai conoscono. La riqualificazione del patrimonio abitativo nel nostro paese, vuoi da un punto di vista energetico e vuoi da un punto di vista statico, bisogna avere il coraggio di operare una forte semplificazione del nostro sistema. Troppe lungaggini e troppa burocrazia impediscono di trasformare progetti e investimenti in cantieri, e quindi bisogna fare assolutamente qualcosa in questa direzione. Noi come CNA abbiamo chiesto, ecco, una sorta di, non vorrei essere frainteso utilizzando questo termine, una sorta di sospensione delle norme del codice degli appalti, perché in questo momento bisognerebbe utilizzare una logica emergenziale, perché i cantieri siano aperti nel più breve tempo possibile. In questo momento la formazione che ruolo assume? Beh, diventerà ancora più importante, perché se dovremmo lavorare un po' più flessibili e magari qualche ora in meno, ma dover comunque consegnare il prodotto, il servizio nei tempi giusti che il cliente chiede, vorrà dire un lavoratore più preparato, più sicuro, più attento
e la formazione diventerà strategica, cioè noi avremo tre grandi sfide: la digitalizzazione, perché ci vorrà più tecnologia, più snellezza e quindi meno carichi, ma per assurdo più produttività individuale, e la maggior produttività individuale è legata al fatto che nel lavoro manuale, per quanto tecnologizzato, per quanto spostato dal manovale alla figura del montatore, è una produttività dove chi più sa fare più è produttivo, e quindi da questo punto di vista torneranno centrali proprio CPT e scuole edili, perché saranno le nostre principali gambe su cui poi concretamente riorganizzare quei cantieri nella nuova fase post-Covid o di convivenza Covid a cui accennavo. Quindi sarà un investimento strategico quello sulla formazione e la sicurezza, che poi in cantiere, diciamocela chiaramente, coincidono: chi è sicuro lavora bene, chi lavora bene è sicuro. L'ITL, l'Istituto Professionale Edile di Bologna, non si ferma, o meglio, ha chiuso chiaramente i suoi ambienti attenendosi al decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri, però prosegue la sua importante attività di formazione a tutti i livelli. Come istituto edile, noi abbiamo alcuni punti di forza in questo contesto particolare. Abbiamo una grande flessibilità gestionale che ci permette di attrezzarci velocemente. Tra l'altro, da molti anni noi eravamo già attrezzati per la formazione online, quindi per l'e-learning, e quindi abbiamo avuto poche difficoltà da questo punto di vista. Cioè, dal punto di vista delle tecnologie eravamo già pronti, insomma. Quindi molti dei nostri docenti sono liberi professionisti, quindi non aspettano istruzioni dal Ministero, ma sono persone già abituate a lavorare in modi smart e ad essere, come dire, aggiornati dal punto di vista tecnologico anche, e quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà. Lo stesso vale per una buona parte della nostra utenza, che è un'utenza fatta di tecnici, di geometri, ingegneri, architetti, imprenditori, che ovviamente sono capaci di gestirsi anche da questo punto di vista con grande facilità. Insomma, non si deve pensare che la nostra professione, specialmente quella dei giovani che noi abbiamo in formazione, sia solo quella di saper fare del bene. Ci sono tantissime altre cose che bisogna imparare. Tra l'altro anche le stesse tecnologie, il virtuale, le nuove forme di digitalizzazione dell'edilizia, e questo è il momento giusto per farlo. Non come unica modalità, ma come modalità anche, che naturalmente siamo stati costretti ad affrontare, può essere una cosa importante, perché ci possono essere situazioni di ragazzi che hanno dei problemi, di docenti che li hanno, di poter fare anche formazione in un altro modo. Quindi, se aggiunta a tutte le altre modalità, certamente è un valore in più. È chiaro che non può essere l'unica. La mia è una materia nella quale insegno come proprio si deve organizzare, come si deve lavorare insieme, come la cooperazione, il lavoro di gruppo sia importante. Quindi sia dal punto di vista della formazione professionale che della crescita sociale di questi ragazzini, questa è una parte che manca, così come manca molto anche tutta la fase dello stage e del laboratorio, perché lì c'è anche la catena di comando, ovviamente c'è anche un abituarsi a capire chi ha la responsabilità, come viene distribuito tutto il discorso. E ovviamente, per come siamo fatti e strutturati anche come scuola, noi nel frattempo, per fortuna, riusciamo ad andare avanti con molte delle altre attività che facciamo di solito, che sono appunto quelle dei progetti europei, altre attività nelle quali cerchiamo di essere comunque vicino alle imprese e ai professionisti, divulgazione di materiali che man mano anche i nostri enti nazionali stanno producendo, aggiornamenti continui sul sito, una serie di attività anche a livello regionale, e anche un buon lavoro di squadra con altre scuole edili della regione e anche a livello nazionale. Cerchiamo di capire come possono concretamente riaprire i cantieri non appena il governo darà il via libera. Ci dovrà essere una prospettiva di sicurezza ancora più ampia che terrà conto anche del rischio esterno rappresentato dal virus. Rispetto a prima, che cos'è che bisogna fare? Anzitutto bisogna capire se ci sono delle squadre di lavoro che giungono da delle regioni diverse da quelle dell'Emilia-Romagna, ad esempio. In questo caso è vigente un obbligo normativo nel quale ci devono essere autorizzazioni. Bene, queste autorizzazioni all'ingresso in cantiere devono essere raccolte, ad esempio, dal capocantiere, da persona addetta
che riceve gli operai che arrivano. Quindi c'è adesso una zona di filtro nel cantiere rispetto a prima, non è che è cambiato molto. C'è qualche pratica burocratica in più, perché evidentemente c'è questa raccolta di documenti, e poi evidentemente c'è anche un'analisi da un punto di vista delle persone che entrano dentro, con alcuni accorgimenti pratici all'ingresso, che sono ad esempio un sistema per sanificare le mani. Questo aspetto qui ovviamente deve essere anche accompagnato da una giusta informazione a tutti gli operai che entrano dentro. Quindi ci sarà anche una bacheca che avviserà di queste nuove procedure con il nuovo numero delle emergenze Covid-19, che è quello 1500, che prima non esisteva. Quali altri accorgimenti in termini pratici si dovranno adottare? Bene, un termometro per la misurazione della temperatura, mascherine in un numero in una quantità adeguata per anche la gestione di eventuali emergenze in cantiere. E pensiamo anche alle cose che riguardano ad esempio il servizio di assistenza agli operai. Bene, attualmente i bar e i ristoranti sono praticamente chiusi, potrebbero continuare così anche nelle prossime settimane, e quindi è buona norma gestire per quanto riguarda l'aspetto del pranzo un'area destinata in cantiere. Noi abbiamo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indicano comunque di tenere sempre aperti i luoghi nei quali c'è bisogno di stazionare in più di una persona. Evitiamo quindi di mettere delle baracche chiuse, pensiamo di mettere delle tettoie. Vale ovviamente, come anche per gli altri luoghi di lavoro, la prescrizione di 1 metro di distanza minimo. Uomini in Edilizia, la nuova rubrica social dell'Istituto Professionale Edile, ha reso omaggio al Gian Bologna, noto soprattutto per aver realizzato la statua del Nettuno nell'omonima piazza bolognese. Incuriositi da lui e dalla sua arte, nella puntata di oggi della nostra rubrica ci avete chiesto di parlare del Colosso dell'Appennino, un'opera a metà tra scultura e muratura, particolarmente suggestiva. Il Colosso, o Gigante dell'Appennino, si trova all'interno del parco di Villa Demidoff a Pratolino, una località vicino a Firenze. Si tratta di una splendida costruzione realizzata più di 4 secoli fa, un esempio di armonia perfetta tra l'arte della scultura e l'arte muraria tradizionale. È uno dei capolavori dello scultore di origine fiamminga Jean de Boulogne, italianizzato come Gian Bologna. Quali sono le cose particolari di questa costruzione? Uso volutamente il termine costruzione perché non si tratta di una semplice statua, ma di una struttura alta 14 metri, quasi un palazzo di 5 piani, che è stata concepita come un vero e proprio edificio, tra l'altro fatto interamente solo di mattoni, pietre e malta di calce. Questo è anche il tratto veramente unico del Gigante di Gian Bologna, una statua che all'interno contiene dei passaggi seminascosti che portano a grotte decorate e stanze fino al vano ricavato all'interno della testa, che prende luce dalle fessure degli occhi. Praticamente è la fusione perfetta tra la scultura classica e la maestria muraria che, pur impiegando materiali poveri come i mattoni e la calce, ha permesso all'artista di creare un vero capolavoro. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. Ok, allora ragazzi, benvenuti in questa classe virtuale in cui per la prima volta sperimentiamo anche un'intervista, quindi oggi non siamo negli spazi della scuola, dell'Istituto Edile, non siamo in laboratorio, ma siamo qui sulla piattaforma online. Intanto, come state? Come vi trovate? La casa è cambiata, nel senso che a scuola non facciamo le stesse cose, manualità non ce n'è, perché giustamente non si può. Il fatto di fare le lezioni online è molto diverso, non solo per noi, anche per i prof, perché non è molto comodo, a parte che non ci si vede, non c'è interazione come in una classe normale, e ovviamente manca il laboratorio, che è una delle parti più belle della scuola. Ci stiamo avviando a fare dei piccoli elaborati in casa, magari costruendo una casa in cartone, non so, in miniatura. Lati positivi, che magari
ci possiamo svegliare un po' più tardi perché c'è gente che viene da lontano, tipo come me, da Imola. All'inizio pensavo che fare lezioni online da casa fosse davvero bello, perché toglieva il tragitto per arrivare fino a scuola. Dopo un paio di settimane mi sono reso conto che invece non è così, non è una cosa per niente bella, ma ci si arrangia con i mezzi tecnologici che abbiamo per continuare la nostra formazione. Mi manca guardare negli occhi le persone, cioè mi manca proprio contatto umano. Ma ci siamo dovuti inventare in pochissimo tempo una modalità per noi davvero, davvero difficilissima, perché la formazione professionale nasce per fare attività pratica e stage. Per cui io mi sento assolutamente di dire ai ragazzi che possono stare tranquilli, che la scuola, l'istituto edile farà di tutto per supportarmi in questa fase critica, visto che abbiamo un servizio lavoro attivo che sta cercando di capire come andare avanti, come fare tirocini, come proseguire con le assunzioni, come attivare gli apprendistati. Non si può fermare il mondo, stiamo a casa, ma cerchiamo di studiare, di imparare, di formarci per essere prontissimi a questo mondo del lavoro che è cambiato. Tra le diverse iniziative che l'IPLE sta mettendo con grande sforzo e anche grande capacità in campo, ce n'è una in particolare alla quale tengo in modo, diciamo, speciale, perché poi sarà da me in un modo o in un altro condotta. È il webinar del 23 di aprile, dalle 16 alle 18, sul tema Covid-19 e aspetti pratici, ricadute gestionali, ma comunque in maniera molto concreta sui cantieri. In considerazione anche del fatto che i numeri comunque saranno limitati di accesso a questo webinar, consiglio a tutti di andare sul sito dell'Istituto Edile e verificare le modalità per poter riservare prima possibile un posto per il webinar stesso. L'Istituto Professionale Edile non si è fermato. Sono infatti attivi online numerosi corsi di formazione e aggiornamento. Per restare in contatto con l'IPLE e informarsi sulle attività, le iscrizioni e le modalità di partecipazione, consultate il sito edili.com e le pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn.